Un giovane operaio di Caselle in Pittari questa mattina è rimasto gravemente ferito e rischia di perdere una mano mentre stava effettuando dei lavori di riparazione di un sottotetto in una casa ubicata in via San Giovanni in località Piedimonte a Teggiano. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata. L'operaio, stando ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, stava riparando delle tegole quando all'improvviso c'è stata un'esplosione. Non è chiaro ancora da che cosa sia stata causata. Fatto sta che l'uomo è rimasto a terra con numerose ferite in diverse parti del corpo e con una mano spappolata. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ed è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove i sanitari, vista la gravità delle ferite riportate, ne hanno disposto il ricovero in prognosi riservata. I medici in queste ore stanno valutando se trasferire o meno l'uomo in un'altra struttura specializzata per questo tipo di traumi. Sul luogo in cui si è verificata l'esplosione sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina e della locale stazione, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, il sostituto procuratore della Repubblica Michele Sessa e i funzionari del servizio prevenzione infortuni sugli ambienti di lavoro dell'ASL Salerno. Il sottotetto è stato posto sotto sequestro e ora gli inquirenti stanno cercando di capire quali possono essere state le cause che hanno determinato l'esplosione, che è stata sentita anche da alcune persone che vivono nella zona.